Buongiorno a tutti, qui Riccardo Zago, investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti. Oggi, venerdì 26 maggio, andremo a svolgere la consueta videoanalisi che ormai contraddistingue quotidianamente il sito. Le cose da vedere sono molte, videoanalisi molto sintetica e poi vi invito a stare connessi qui sul sito nel pomeriggio dove andrò ad approfondire anche tramite degli articoli gli argomenti che abbiamo visto proprio ieri al Trading Live. Prima di parlare di trading, però, andiamo a vedere qualche notizia macroeconomica che contraddistingue quindi proprio oggi, venerdì 26 maggio. Quindi scorriamo la pagina e andiamo sul calendario eventi. Andiamo al giorno di venerdì e che cosa vediamo? Vediamo che nella giornata di oggi non ci sono particolari eventi macroeconomici. Solamente sul dollaro bisogna fare attenzione. Abbiamo alle ore 14:30 i principali ordinativi di beni durevoli, successivamente il PIL trimestrale e poi diversi dati di non rilevante importanza. Comunque la volatilità, se ci sarà, sarà prevalentemente sul dollaro americano. Detto questo, possiamo passare ai grafici. Ho preparato diversi strumenti per voi. Voglio partire innanzitutto dagli indici. Quindi andiamo a prendere il DAX. Stiamo aspettando da giorni questo ritracciamento in area 12.400. Vediamo se oggi ci arriva. Vediamo come si comporta il prezzo e da lì possiamo sfruttare nuovi rialzi. Se, come detto ieri al Trading Live, questa fascia dovesse essere rotta, allora si aprono spazi più ampi fino in area 12.000 inizialmente, qui alla chiusura del gap a 12.070, successivamente a 11.870. Quindi staremo a vedere. Il nostro indice invece, il MIB, come si sta comportando? Andiamo subito a vederlo. Eccolo qui. Il nostro indice sta rimbalzando in area 21.140, un supporto che ho trovato con la tecnica che uso solitamente con Ichimoku. Ma questo è un altro discorso. Andiamo a zoomare e a capire cosa sta accadendo. Quindi il prezzo rimbalza su questo livello interessante, 21.140. Se dovesse essere rotto, si dirigerà, a mio avviso, in area 20.700 e potrebbe andare a toccare anche questa trend line nei prossimi giorni. Da lì ci potrebbero essere nuovi spunti rialzisti. Detto questo, però, molta attenzione perché se questa trend line dovesse essere rotta con una buona forza, allora lì si potrebbe andare a vedere, si potrebbe andare incontro a ritracciamenti più elevati, almeno fino in area 20.000, ma anche 19.500. Detto questo, passiamo a altre notizie. Quali sono le altre notizie? Beh, ovviamente andiamo a parlare di criptovalute. Andiamo subito a vedere il Bitcoin, lo vediamo nel dettaglio. Ne abbiamo parlato ieri a Trading Live e in questi giorni ovviamente se ne parla molto. Cosa sta accadendo? I prezzi sono arrivati fino ovviamente al punto che possiamo vedere qui, 2742. Ieri, verso la fine della giornata, il prezzo è sceso violentemente ed oggi sta tentando di risalire. Beh, come ho spiegato, attenderò un ritracciamento in area 2150-2200. Cosa interessante, andiamo a vedere la classifica delle criptovalute. Che cosa possiamo vedere? Che in questa pagina abbiamo la classifica in base alla capitalizzazione delle principali criptovalute del mondo. Possiamo vedere che in prima posizione c'è Bitcoin, successivamente Ethereum e tutte queste qui. Vediamo che oggi sono praticamente quasi tutte in negativo. Sono quasi tutte in negativo. Ovviamente stiamo sempre connessi perché questa è una pagina molto interessante da dove possiamo prendere degli spunti anche per poi andare a spostarci sui grafici direttamente qui sul Pro Real Time. Attendiamo quindi un buon ritracciamento qui e vediamo cosa accade. Bene, ora abbiamo parlato di indice di Bitcoin. Altra notizia importante, cosa è accaduto ieri alla riunione dell'OPEC?
Andiamo a prendere il grafico. I prezzi cosa hanno fatto? Hanno rimbalzato sul livello di 5.176 che avevo segnalato. Non avevo segnalato una possibile operatività da questi livelli, ma da più in alto. Pensavo che il mercato facesse un'ombra rialzista almeno fino qui in area 5.400. Questo non è avvenuto. Per quale motivo? A mio avviso, proprio perché i prezzi, il mercato, scusate, aveva già scontato il taglio della produzione. Infatti, poi questo è avvenuto. Altri 9 mesi di taglio alla produzione, magari gli investitori si aspettavano qualcosa di più, questo non è avvenuto e si è creata dell'incertezza. Quindi per ora questa è la nostra linea guida per quanto riguarda i support, la resistenza tecnica in questo caso per agire sullo strumento. Peccato, era una buona occasione, però altrettanto rischiosa. Detto questo, attendiamo nuovi spunti anche in questo, su questo verso. Abbiamo visto ieri anche Audi CAD, andiamo a prendere lo strumento. Audi CAD, eccoci qua. Che cosa avevamo visto su questo strumento? Vado a prendere l'altro, eccolo qui. Su Audi CAD siamo posizionati al ribasso per chi segue il mio servizio. Stiamo proseguendo bene, molta attenzione perché il prezzo sta arrivando su un supporto estremamente importante. Attenzione, siamo anche sulla cifra tonda di 1 e da qui il prezzo potrebbe rimbalzare perché troviamo anche dei supporti sempre più interessanti. Oggi pomeriggio ci saranno numerosi contenuti sul sito, quindi vi aspetto qui su investire.biz. Potete scrivere i vostri articoli e commentare quelli degli altri. Con questo vi auguro una buona giornata a tutti e un buon trading.